l'accoglienza non è essere buoni, ma un'opportunità da sfruttare e un modo per evolverci più velocemente invece che restare fermi nel medioevo come sta avvenendo in questo momento. Insomma. La carenza in questo momento è una carenza spirituale, è una povertà spirituale, quindi quest'oro indica una ricchezza spirituale che può aiutare in un momento come questo, perché fondamentalmente il problema è di ignoranza e quindi l'obiettivo non è tanto avere il riconoscimento dal Papa, dall'istituzione, però almeno mettere chiarezza che nel Vangelo c'è scritto che bisogna accogliere lo straniero e i più poveri e non escluderli. È un problema operativo, non umanitario, perché i numeri non sono più grandi dei numeri scorsi, in altre nazioni sono stati accolti numeri ben più grandi. In Italia non siamo neanche all'1% di immigrati. Una riflessione profonda sul tema dell'accoglienza verso ogni individuo, senza distinzione di razza, genere e credo. Il progetto Eldorado nel nome rivela la sua doppia ispirazione, quella della terra immaginaria per eccellenza, unita con il termine ebraico El, che significa Dio, e si concretizza nell'uso delle coperte isotermiche usate per il primo soccorso come materia prima per una serie di installazioni. A Napoli arriva come rivestimento sulle porte d'oro di 7 chiese e come bandiera sul maschio angioino. Verrà messa anche una bandiera sopra il maschio angioino, quindi questo è il segno che il Comune, anche nella parte laica, è disposto, appunto, dice che i porti non sono mai stati chiusi e quindi sarà un segno che durerà. La riscoperta del vero oro della vita, che è l'umanità, l'apertura delle case, delle chiese, dei porti, l'accoglienza, non è il dio denaro. Ancora una volta con la cultura si scrivono pagine potenti, l'unità di tutte le religioni, quella greco-ortodossa, quella cattolica, quella valdese, la città di Napoli, il maschio angioino, come ci ha detto il nostro bravo artista Giovanni, con la bandiera. Quindi la gente chiederà anche, ma che è quella bandiera oltre quella napoletana, italiana, europea? È una bandiera che dimostra che in questa città i porti sono aperti e non è vero che sono chiusi. Quindi ancora una volta vincerà la cultura, la bellezza e l'umanità, almeno in questa città sarà così.